affrontare il presente preparando un futuro migliore. Una vocazione fatta di vicinanza alla comunità e di capacità di visione che Poste Italiane ha tenuto viva nella sua lunga storia, intrecciata con quella del paese, e che oggi ritorna in occasione del suo 159esimo compleanno. Una ricorrenza che cade mentre Poste Italiane offre una prova inedita della sua missione civile, mettendo a disposizione donne e uomini, il suo apparato logistico e la tecnologia digitale per aiutare l'Italia stretta nella morsa della pandemia. Poste Italiane nasce con la legge 604 del 5 maggio 1862, con il nome di Regie Poste, frutto della fusione tra i diversi operatori degli stati preunitari. Quella norma stabilisce il principio del servizio pubblico e della capillarità, che ancora oggi qualificano la missione di Poste Italiane, i suoi 12.800 uffici postali e 125.000 dipendenti. Da allora, e per oltre un secolo e mezzo, Poste Italiane ha accompagnato la nascita, lo sviluppo e la modernizzazione del paese con l'opera dei suoi portalettere e la rete degli uffici postali, grazie all'adozione delle tecnologie più avanzate e alla funzione di raccolta del risparmio, che ha permesso la realizzazione di opere pubbliche e reti infrastrutturali. Fattori questi grazie ai quali ha potuto rivolgere lo sguardo al futuro, assumendo ruolo e statura internazionali con la quotazione in borsa e giocando oggi, ancora una volta, un ruolo da protagonista nella sua nuova missione di guida nella transizione digitale del paese e nell'affermazione dei principi dell'economia verde e sostenibile.